È con molto piacere che registro questo video perché nel raccontarvi questo quadro, che l'avrete anche visto dal titolo, si chiama Società Equa, Utopia 8. 8 perché è l'ottavo quadro del mio progetto Utopia, ottavo nonché ultimo. Finalmente ho concluso questo progetto che, per chi non sa cos'è, c'è già sul mio canale un video introduttivo che ho fatto prima di questi 8 quadri dove spiego il progetto e quindi se non lo sapete che cos'è, potete andare a vedere quel video. In sostanza, in questo progetto ho realizzato 8 quadri come questo, stesse dimensioni, 70 cm per 1 metro di altezza, per mezzo centimetro di larghezza, o, pardon, 1,5 cm di larghezza, quadri che riflettono appunto sul concetto di società utopica, e per ogni quadro ho voluto analizzarne un aspetto. Questo è il quadro finale, Società Equa, che è un po' il tipo di società, o meglio l'aspetto più importante, che se già fosse solo questo, ne poi verrebbero dietro tutti gli altri. Quindi se già la società fosse equa, tutti gli altri aspetti verrebbero meno perché già sarebbero dentro la società equa. Se comunque volete sapere di più sugli altri aspetti, ci sono i video di tutti gli altri quadri, che sono ben 7. Per società equa ho scelto una palette diversa dal solito. Già in società 6, società libera, ho usato una tonalità fredda sul verde, il verdognolo. Qui ho affiancato sia un bianco panna caldo sul centro e sulla sinistra, ma ho usato colori molto freddi come il bianco, l'azzurrino, il celeste, il verde acqua, il viola. E appunto si è creata questa palette molto calma, molto tranquilla. Nonostante ci siano queste macchie viola molto più vivaci e particolari, lo sfondo non viene rovinato, l'armonia rimane comunque costante e appunto ne è risultato un quadro molto più armonioso. Quadro che, come tutti gli altri del progetto Utopia, ha come soggetto queste linee bianche che si vedono come soggetto al centro del quadro, linee realizzate con lo squeezer, strumento che oramai ha caratterizzato questo progetto. L'ho già spiegato in tantissimi video di questi quadri come si usa, quindi lo risparmio. E soprattutto poi per fare queste zone bianche io volevo utilizzare le bombolette come faccio sempre, ma la vecchia bomboletta bianca che usavo, oltre a essere una marca scadente, l'avevo finita. Di conseguenza io ho provato ad usare un'altra bomboletta bianca, ma si è otturato il tappo, non avevo tappi di riserva, ho provato a svuotare il colore dentro una boccetta e alla fine questa qui è una boccetta in silicone con il tappino, semplicemente andando a agitarla, ho inserito dentro delle sfere metalliche come sulle vere bombolette per mescolare il colore, l'ho spalmata sul quadro e già questo sfondo ha avuto molti effetti di gocciolatura. Un'altra caratteristica fondamentale di questo progetto è questa gocciolatura del bianco, sia dello sfondo sia appunto di cui sto operando in precedenza, le linee bianche al centro fatte con lo squeezer, che stanno un po' a rappresentare la volatilità di questi pensieri, di questi concetti, dato che non sono reali e che appunto sono utopici. Il significato del quadro non lo spiego in questo video, i video qui su YouTube sono video molto più tecnici in cui spiego in maniera molto sintetica e facile come ho realizzato il quadro. Se qualcuno fosse interessato al significato in sé, realizzerò, o meglio, quando uscirà questo video ci sarà già sul mio profilo Instagram un reel in cui racconto il significato e poi il venerdì, questo video esce di mercoledì, ci sarà il post. Se questo video lo vedrete dopo sul mio profilo, link in descrizione, ci sarà reel e post dedicato a Società Equa. Ho parlato delle macchie bianche del soggetto, questi colori, lo sfondo colorato, anch'essi li ho realizzati con le bombolette, che ne ho qui molte, molte tonalità. Quelle che ho utilizzato sono principalmente il verde acqua, l'azzurro e questo viola molto scuro, affiancato a un altro bianco tendente al verde che si vede qui in basso, nel centro e in alto a destra, e appunto il bianco più normale e il bianco panna. Per farlo, le ho semplicemente schiacciando il tappino, spruzzate in un punto singolo in grandi quantità, poi con la spatola che porta un pozzone di tutti i colori, l'ho poi portato a spalmare, quindi creando queste zone di colore che ricordano un po' l'effetto di gocciolatura. Per rendere poi lo sfondo molto più dinamico, schiacciando il tappino in
in un modo particolare, quindi non al centro ma leggermente sul dietro del tappino, si riescono a fare degli schizzi, quindi appunto per rendere un po' più dinamico. Soprattutto in questo quadro si vedono al centro, nella parte sinistra e soprattutto nella parte destra, dato che lo sfondo è bianco e quindi i colori risultano molto più visibili. Con questo breve video di Società Equa è tutto, è finito il progetto Utopia, avrà un seguito, che è il progetto Eutopia. Ho già fatto le bozze di 5 quadri, già scritto la loro descrizione, il loro testo. Ci avrà un po' di tempo, dato che Utopia è stato un progetto molto impegnativo di 8 quadri che ho qui sul mio fianco. E è stato molto impegnativo, quindi ho bisogno un attimo di prendermi una pausa. Infatti realizzerò dei progetti singoli, quindi quadro per quadro, e non un progetto che riguarda molte più tele. Quindi appunto ci sarà un seguito di Utopia, che sarà Eutopia. Quindi rimanete sintonizzati con i miei video, con i miei post, con il mio profilo, se vorrete vederlo. In tal caso io vi saluto con questo video, con Società Equa, e vi saluto, ci vediamo al prossimo quadro.